E ciao a tutti amici, io sono Axel e oggi, oh my god, oggi sono qui a presentarvi un video diversissimo dal solito, perché infatti questa qua non è un video di FIFA o un video di qualche altro gioco, bensì è un unboxing. Perché ragazzi, udite udite, ho finalmente preso la PlayStation 4, come possiamo ben vedere, e ho deciso di utilizzare al meglio la mia GoPro, perché infatti era da... aspettate un attimo che me la sistemo un po' meglio, magari così riuscite a vedere di più. Dato che non la stavo più utilizzando tanto, ho colto l'occasione, ho calpato di per farvi questo nuovo video. E ragazzi, piccola curiosità, oggi è il 27 novembre del 2014 e io oggi ho deciso di prendere la PlayStation 4 senza guardare appunto la data, perché infatti cosa è successo esattamente un anno fa? È uscita proprio la Play 4, quindi eccola qua, casualità vuole che l'ho presa dopo un anno esatto. Direi di iniziare adesso questo unboxing. Allora, iniziamo subito. La scatola molto bella, come vedete l'ho presa bianca, non mi ricordo quanto l'ho pagata, ma c'era l'offerta per questi due giorni, perché ieri c'è stato il cosiddetto Black Friday, quindi all'incirca si iniziano i saldi, per modo di dire, perché alla fine l'avrò pagata 20 euro di meno e ho già rotto la scatola, cosa non molto buona. Aspettate un attimo che prendo delle forbici. In casa mia le forbici non esistono, quindi ho preso un bel coltello e oh, direi di iniziarlo subito, come ho già detto. Andiamo a tagliare questa prima parte. Ah, signore e signori, vi presento la PlayStation 4. Ah, bianca, bianca, perché bianca è più stilosa. Oh mio Dio, ma che bella. No, questo lanciamolo sul letto. E questa qua, ragazzi, è la scatola. Sapete che sono abbastanza impedito nell'aprire le scatole, quindi datemi un secondo che capisco bene come funziona. Ah, ecco, LOLS, trovato. Adesso devo un attimo stare attento, non potrei magari iniziare già al primo tentativo. Oh, aspettate, che ve la voglio far vedere bene. Signore e signori, ecco a voi la mia PlayStation 4. Pure 30 giorni di prove di blu gratuita, grazie. Ah, è vero che costa l'abbonamento, devo comprare la PSN card. Poi, libretto di istruzioni, non ci interessa. E ecco qua, controller della PlayStation 4. Ragazzi, sono abbastanza emozionato, se possiamo così dire. E comodo, 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 ma da mettere appunto, guardate un po', Xbox One controller contro controller della PlayStation 4, molto più grande quello della One, un po' più pesante forse. Bello quello della Play 4, mi ci dovrò abituare. Mettiamolo qua, passiamo al componente più importante, l'alimentatore. No, a parte gli scherzi, cavi. Allora, queste sono le famigerate cuffie, poi cavo HDMI, cavo per ricaricare qualcosa, quindi non per ricaricare il controller, non ho idea. Parte dell'alimentatore 1 e manca parte dell'alimentatore 2. Dov'è? Aspettate così intanto. Oh mio Dio ragazzi, manca l'alimentatore. Ah no, non c'è l'alimentatore. È vero che non è come la Xbox, che non ha il mattone. Ragazzi, ce l'ho in mano. Ho in mano tipo mezzo milione di euro. Aspettate un attimo che... eccoci qua. Boom. Esteticamente è una figata della Madonna, soprattutto bianca. Bianca, dove si vede, non ho mai avuto la prima, ma l'ho sempre desiderata. Poi ho visto che appunto in questi due giorni facevano l'offerta per la... oddio, no, già picchiato contro il tavolo. Facevano l'offerta per la P4 bianca, quindi ho carpato il via ed eccoci qua a presentarvi la unboxing per la PlayStation 4 bianca. E oh mio Dio ragazzi, quanto è bella esteticamente. Guardiamola un secondo. Devo mettermi una posizione strana per farvela vedere. Boom, eccola qua. Togliamola dalla busta un secondo. E ragazzi, mio Dio quanto è bella. Esteticamente è spettacolare. La One è quindi una cosa brutta. Come devo mettermi? Una cosa brutta della One era l'estetica, anche gente. Questa è spettacolare. Mamma mia. E ragazzi, niente, l'unboxing è già finito, alla fine non c'era da far vedere tante cose. Vi devo far vedere però, eccolo qua, boom, GTA 5, quindi aspettatevi tantissimi video. Ragazzi, detto questo, ci si sente tra pochissimo. E niente ragazzi, sono riuscito a montarla, guardatela un po' qua, ma che bella che è. E basta, questo è tutto. Quindi detto questo, mannaggia, ci si sente al prossimo video che uscirà domani. Domani, appunto quello di domani sarà un video anche particolare, perché inizierà un contest, vi dico solo questo. Quindi ciao a tutti.